Vi faccio vedere quest'altro piedino. Questo è un piedino distanziatore, cioè un piedino che vi fa fare le impunture a guida. Allora, se io voglio fare una guida, cioè un'impuntura a millimetro, io praticamente vedo dove va l'impuntura e vado a fare questa cucitura. Allora, stringo il punto perché è molto largo. E vado a fare questa impuntura, ok? Allora, questa cucitura è fatta a millimetro. Se io volessi spostare la mia cucitura sempre a guida, per esempio la voglio fare più larga, io ho questo che sposto praticamente la barra dell'ago, me la faccio più a centro e viene la cucitura più a centro. Eccola qui. Non so se l'avete visto, però è così. Insomma, questo è un piedino guida, un piedino guida, insomma, va. Allora, faccio, sposto la barra del lago, sotto o sopra, o più a punta, e faccio questo. Ok? Ed è questo. Poi, vi faccio vedere il piedino dei bottoni. Per attaccare un bottone, come dovete fare? Allora, innanzitutto questo è il piedino dei bottoni. Allora, io me lo metto, me lo posiziono e poi praticamente devo mettere il numero 28. 28. In pratica, questo serve per non far camminare le griffe. Allora, io mi posiziono il bottone sotto al mio piedino. In pratica, i due buchi li devo mettere in posizione, cioè della parte celeste, e vado a fare, mi attacco il bottone. Ok? Se io avessi quattro buchi, sposterei il bottone e farei la stessa cosa che ho fatto adesso. Questo è il mio attacco bottone. Spero di essere stata chiara e poi vediamo se ho qualche piedino diverso, ve lo faccio vedere.